Luisi è veramente un grande regista. Mi ha sempre influenzato. Totò, Peppino, Massimo, Stalleolio, Chaplin. Sono molto contento, orgoglioso, anche perché poi inaspettato. Intanto è stato inaspettato che la nascita di questi due documentari. Non era... Sono, come dire, uno è stato una proposta che io ho colto al volo, perché quando Indiana mi ha chiesto, con Mauro Berardi, mi hanno chiesto di realizzare un documentario su Massimo Troisi, io ce l'avevo già dentro, perché conoscevo Massimo quando l'ho conosciuto, diciamo, all'inizio degli anni 90, e avevo sul suo cinema esattamente le idee che poi ho raccontato in questo documentario. E quindi per me, e soprattutto poi volevo fare il film che non ho potuto fare con lui, perché diciamo dalla nostra amicizia credo che sarebbe scaturito un film prima o poi. Massimo è sempre rimasto vivo nell'immaginario collettivo, perché era una grande anima e un grande artista. Ma quanti siete? Uno, sono scendo, no? I gesti di Massimo, che gli consentono di farsi capire anche da chi non è napoletano. Come vi chiamate? Giorgio Gaber. Che cosa facevate? Cantavo. La libertà non è star sopra un albero. Penso che Gaber cambi la vita a chiunque lo ascolti, no? Sicuramente a me Gaber mi ha insegnato a essere più interprete. Era un rapporto molto conflittuale, era un rapporto doloroso. Mi ha messo le mani al collo, ho perso i sensi, mi sono risvegliata con questa sensazione di avere il viso completamente gonfio. La violenza è un fenomeno strutturale che riguarda tutte e tutti noi.